chiocciole di salamandra. Ma sapete una cosa? Vedete questo torrente qua, questo ruscellino di montagna? Ecco, questo è un buon posto, però bisogna cercare delle pozze adatte. I piccoli, cioè gli adulti, depongono le uova nelle pozze dove c'è una corrente più calma, dove c'è maggiore ossigenazione e maggior cibo. Questa qui è infatti un esempio, e ne vedo qualcheduna da qua, di piccola salamandra, eccola lì. Vedete, è una pozza abbastanza grande, con tanto cibo, poca corrente e riciclo d'acqua continuo. Quindi per trovare le salamandre bisogna cercare queste pozze. Quando si nascondono le salamandre, stanno sotto zone umide. E questa lettura di foglie credo che sia abbastanza perfetta. Probabilmente ce n'è qualche luna nascosta qui da qualche parte, ma come cercare un albero in un pagliaio. Finché non piove, la nostra ricerca è molto faticata. Ecco. Senta un po' la fortuna. Trovata! È piccolina. Guardate che bella, venite. Vieni Pietro, vieni. Guardate, guardate com'è bella nel suo habitat naturale, la vedete? È inconfondibile. È successo tutto per caso. Ok, finalmente l'abbiamo trovata. È successo tutto un po' all'improvviso, cioè sinceramente non mi aspettavo di trovarne una da voi. E come avete visto, questa qua è ancora piccolina. Praticamente ha finito il suo stadio larvale qui nel ruscello e un giorno come per magia ha deciso di uscire dall'acqua e cominciare a intraprendere la vita terrestre. Infatti le salamandre fanno così, il loro stadio larvale lo completano totalmente in acqua e una volta diventate adulte cominciano a essere più terricole, anche se non abbandonano mai le zone umide o vicino all'acqua e ritorneranno soltanto nei ruscelli, soltanto per la riproduzione. Durante il giorno restano nascoste in zone come questa, appunto, in zone molto umide, che tengono molto l'umidità e che proteggono anche da potenziali predatori. E poi dopo escono durante la notte o durante un temporale. Infatti per cercare le salamandre bisogna aspettare giornate buone, cioè nel senso molto umide, piovose, fresche. E questa è una giornata perfetta. Il colore giallo e nero serve per avvertire i potenziali predatori che ha un brutto sapore ed è irritante. Infatti in natura la colorazione sgargiante è una sorta di comunicazione, come dire attento non mi mangiare che sono o velenoso o pericoloso o che ho un brutto sapore. Questa colorazione ha un nome specifico e si chiama colorazione aposematica. Guardate le salamandre, le api, le vespe, che bellina! Deve ancora crescere, le femmine possono raggiungere 15-20 cm di lunghezza, mentre i maschi sono un pochettino più piccoli. Con questa pioggia le salamandre si eccitano e cominciano a uscire alla grande. Speriamo di trovare qualche adulto bello grosso. Guardate, finalmente l'abbiamo trovata. È ancora piccola questa, ma con questa pioggia, con questo temporale, è uscita allo scoperto. Guardate com'è carina. Se riesco a farvela vedere. Ora, mi piacerebbe toccarla con mano e sapete come sono fatto. Però, per quello che ho imparato dalle mie esperienze, gli anfibi non vanno mai toccati, per due ragioni. Uno, che gli anfibi hanno un muco che è cosparso in tutto il corpo e che li protegge da funghi e batteri. Se noi tocchiamo un anfibio a mani nude abbiamo il pH diverso e per colpa di questo pH diverso questo muco a contatto con la nostra pelle si brucia e espone l'anfibio a batteri e a funghi. Quindi non bisogna mai toccarli a mani nude, a meno che per pochi secondi e con mani assolutamente bagnate e fresche. Un altro problema è la temperatura corporea. Infatti loro hanno una temperatura corporea molto fredda e noi ce l'abbiamo molto calda e toccandoli con mano potremmo causargli delle ustioni all'anfibio. Quindi è meglio non toccarla. Guardate com'è carina.
Noi siamo a cercare le adulte, ma troviamo spesso queste qua, che sono diciamo semi-adulte, delle adolescenti. Questi qua sono anfibi, visto che sta iniziando a piovere un'altra volta, sono anfibi urodeli, cioè il latino significa che non perdono la coda, che mantengono la coda dopo la metamorfosi. Le rane infatti, una volta finita la metamorfosi da girino a rana, perdono la coda, mentre le salamandre, i tritoni e i geotritoni mantengono la coda anche dopo la metamorfosi. Possono essere sia gialle che arancioni le salamandre. La cosa che mi colpisce di più di queste salamandre, appunto, sono i suoi colori sgargianti, e gli anfibi hanno un non so che di preistorico. Piccola curiosità: si dice da secoli che le salamandre pezzate riescono a vivere nel fuoco e per questo vengono chiamate salamandre di fuoco. Ma ovviamente è una pura leggenda, visto che le salamandre sono legate all'acqua e all'umidità. Tale storia probabilmente nasce dal fatto che le salamandre si rifugino spesso nei tronchi, e quando un tempo gli uomini bruciavano la legna per scaldarsi, notavano uscire dal fuoco questi animali infuocati, che correvano, ovviamente tentando di scappare, invano. Oggi le salamandre sono un ottimo indicatore sullo stato di salute dell'ambiente in cui vivono, come tutti gli anfibi del resto. Mi è piaciuto molto vivere questa avventura con tali creature dall'aspetto preistorico, immerso nel verde e sotto la pioggia intensa, cascata di vita. Un ringraziamento speciale a Pietro Patpo per le riprese e per l'accompagnamento, diciamo. Spero che questa esperienza vi sia piaciuta anche a voi, e se non lo siete ancora, iscrivetevi per sostenerci, e alla prossima avventura. Woohoo!